L'Archivio Nazionale Cinema d'Impresa nasce nel 2006 e l'archivio nasce sull'idea di occuparci delle grandi produzioni che sono state fatte dall'industria italiana per lungo tutto il Novecento. Oltre all'aspetto cinematografico, nei film d'impresa si vede, si ricostruisce un pezzo importante della storia economica e sociale del nostro paese. Un archivio di questo genere, uno dei primi problemi che ha è quello dell'accessibilità dei materiali, cioè questi film vengono conservati ma devono essere anche valorizzati. Allora noi abbiamo creato, con un contributo della Direzione Generale Archivi del Ministero dei Beni Culturali, una web tv che si chiama www.cinemaimpresa.tv. La web tv migrerà su YouTube, le tecnologie cambiano velocemente, quello che 3 anni fa poteva sembrare una cosa interessante, oggi è più semplice se la si gestisce su YouTube, che come dire, come minimo, perché non ci si pone più il problema della gestione dell'infrastruttura tecnologica e l'accessibilità comunque è maggiore. E lì adesso ci sono circa 600 documentari e sempre di più le aziende tornano indietro a ricostruire la loro memoria storica. Un'azienda che si occupi della propria storia costruisce una fidelizzazione maggiore anche da parte del suo capitale umano, cioè di dipendenti, dirigenti, eccetera. Far conoscere questi materiali attraverso la nostra web tv, cioè concentrarli tutti, è stato ritenuto interessante anche da aziende che gestiscono da sole i propri archivi. La web tv è organizzata in questo modo: come tutte le televisioni che si rispettino, anche la nostra ha un palinsesto. A lato, in realtà, se poi qualcuno va sul sito cinemaimpresa.tv, trova sulla sinistra una maschera di ricerca. Una maschera pesca direttamente su un database, quindi sulla base del titolo, della regia, dell'anno, ci sono delle parole a ricerca libera, c'è un campo a ricerca libera, oppure dell'azienda interessata. I palinsesti variano. Allora, il palinsesto che lanciamo adesso si intitola Metodo e Fortuna e sono le interviste a 9 premi Nobel in materie come la chimica, la medicina, la fisica e la biologia. 8 di queste interviste sono, diciamo, omogenee tra loro, erano parte del progetto Cultura Montedison, che negli anni 80 realizza non soltanto questo progetto ma anche altri. Erano tempi in cui l'industria si poneva molto ancora il problema di un'interazione con la società in termini forti. La nona intervista è quella a Natta, e in realtà ci sono le immagini di Natta al lavoro, ma l'intervista è poi a Pasqualon, che fu il professore emerito al Politecnico di Milano, che è stato uno dei suoi continuatori. Sono i Nobel italiani: Emilio Segre, Nobel per la fisica nel 59, Giulio Natta, chimica nel 63, Salvador Luria, medicina nel 69, e Dulbecco, medicina nel 77, e Rita Levi Montalcini, medicina nell'86. Nel 1954 Giulio Natta scriveva sul suo taccuino: oggi abbiamo scoperto il polipropilene isopattico. Nel 1963 un'insolita nota gentile nello studio dello scienziato: è l'omaggio degli allievi della Facoltà di Chimica Industriale di Milano al loro professore, premio Nobel per la chimica. Io ho lavorato nel laboratorio del professor Giuseppe Levi, tra l'altro è lì che ci siamo incontrati con la Rita Levi Montalcini, che oggi ha avuto il premio Nobel per le sue scoperte sul fattore di crescita delle cellule nervose. Ho letto recentemente la bella conferenza di mio amico e compagno Salvador Luria. Anche lui dice quello che tutti sappiamo: la ricerca ha 2 punti d'appoggio. Uno è la creatività, l'intuito, e l'altro la tenacia, vero? Forse il terzo possiamo dire la fortuna. Gli altri Nobel sono Derek Barton, Nobel per la chimica nel 69, Geoffrey Wilkinson, chimica nel 73, Paul John Florey, chimica nel 74, e Prigogine, chimica nel 77. Nel periodo di guerra e tutti dovevano fare qualcosa di utile. Così, per esempio, il mio lavoro per il PhD, il dottorato di ricerca, fu sulla sintesi del vinilcloruro, e fu così che incominciai ad interessarmi alle cinetiche in fase gassosa. Quando finì il mio PhD, il Military Intelligence, che aveva un laboratorio all'Imperial College, mi propose di lavorare per loro.
Trascorsi 2 anni occupandomi essenzialmente di chimica analitica in relazione all'invenzione dell'inchiostro segreto. In quel momento tutti sentivamo l'imminenza della guerra e la guerra evidentemente ci costringeva a porci delle domande. Che professione si può scegliere in tempi così difficili e incerti? La professione dell'archeologo e del musicista sembrava allora più avventurosa di quella del fisico o del chimico. È forse tutto questo intreccio di considerazioni che mi ha portato a scegliere la chimica e la fisica.